Gli esseri umani hanno la straordinaria capacità e talvolta presunzione di conoscere ciò che pensano e provano i loro conspecifici. Mettersi nei panni degli altri è alla base delle nostre interazioni e ci aiuta sia a collaborare con i nostri simili, sia a combattere efficacemente le battaglie quotidiane del mondo sociale. Quando scegliamo un regalo per una persona cara, interpretiamo le sue preferenze. Quando mentiamo a un avversario durante un gioco, vogliamo cambiare le sue convinzioni. O quando qualcuno fa dell'ironia, sappiamo che non intende veramente ciò che sta dicendo. A volte, la presunzione di sapere cosa gli altri pensino di noi e del mondo determina preconcetti o bias che possono risultare estremamente difficili da sconfiggere. Ma partiamo dagli aspetti positivi. Gran parte dei vantaggi derivanti dal saper leggere la mente degli altri si traduce nella capacità di anticipare il loro comportamento. Questo determina un vantaggio evolutivo notevole per gli animali sociali, aumentando le probabilità di sopravvivenza. Tali capacità sono state utili non solo ai sapiens, ma anche ad altri esponenti del regno animale. Addirittura è stato uno scimpanzé a farci capire meglio come funzioniamo. Infatti, David Premack e Guy Woodruff, due ricercatori in psicologia che lavoravano negli Stati Uniti, scoprirono che gli scimpanzé possono essere degli ottimi psicologi, dimostrando di saper intuire ciò che gli altri pensano. Alla fine degli anni 70 fecero un esperimento poi diventato molto famoso con uno scimpanzé di 14 anni di nome Sara. Come funzionava? Sara osservava dei video di una persona impegnata in alcune attività. I video rappresentavano scenari complessi dove c'era un attore chiuso in gabbia che tentava di evadere oppure tremava dal freddo a causa di una stufa spenta o ancora non riusciva ad accendere una radio perché l'apparecchio non era collegato alla presa di corrente. I filmati venivano poi interrotti dallo sperimentatore che forniva a Sara due immagini di oggetti di cui solo uno era utile a risolvere il problema. In ogni prova Sara era in grado di selezionare l'oggetto giusto. Per esempio una chiave per uscire dalla gabbia o del fuoco per accendere la stufa. Questo risultato indicava la capacità dello scimpanzé di interpretare gli stati mentali dell'attore, come la volontà di evadere o la spiacevolezza di provare freddo. Sara mostrava quindi di saper mettere in atto il comportamento più adeguato per risolvere il problema, di conseguenza mettendosi nei panni dell'attore. I due scienziati coniarono così la definizione di teoria della mente, per identificare questa capacità che gli individui hanno di attribuire a se stessi e agli altri, della stessa specie o di specie diverse, specifici stati mentali. Le intenzioni, gli obiettivi, le credenze, le conoscenze, le attitudini e le preferenze sono solo alcuni degli stati mentali che quotidianamente attribuiamo agli altri. Nel corso degli anni, numerosi sforzi nella ricerca sono stati rivolti verso la possibilità di misurare in maniera concreta la capacità di teoria della mente. Il test più famoso per farlo si chiama Sally-Hen. Vediamo come funziona. Ci sono due scatole, quella nera è di Sally, quella bianca è di Hen. Sally ha una palla e la mette nella scatola nera. Sally esce dalla stanza e va a fare una passeggiata. Mentre Sally è fuori, Hen prende la palla dalla scatola nera e la mette in quella bianca. Quando Sally torna, dove cerca la palla? Nella scatola nera o in quella bianca? Se avete risposto nella scatola nera, allora avete appena superato un compito di false belief, ovvero di falsa credenza, e quindi avete una teoria della mente. Cioè, come abbiamo detto, siete in grado di attribuire agli altri e a voi stessi degli stati mentali, credenze, sentimenti, desideri, intenzioni, e anche di capire che questi stati possono essere diversi dai vostri. Per questa abilità si parla di una vera e propria teoria, sia perché gli stati mentali non sono direttamente osservabili, in quanto lo è solo il comportamento, sia perché, come una teoria scientifica, la teoria della mente fornisce la possibilità di fare previsioni sul comportamento degli altri.
Di solito diamo per scontata la nostra capacità di attribuire agli altri stati mentali e la adoperiamo in maniera quasi inconscia, senza rendercene davvero conto. In realtà non nasciamo con questa capacità, la apprendiamo solo col tempo, all'incirca nei primi 10 anni di vita. Vari esperimenti, infatti, dimostrano che tra i bambini dai 4 ai 6 anni di età, solo il 60% circa risponde correttamente al test di Sallie-Hann. Dai 6 ai 9 anni, invece, a scegliere la risposta esatta è circa il 90%. Ma c'è di più. I bambini piccoli, per esempio, non sono capaci di riconoscere e comprendere le bugie. È un'abilità complessa che richiede di attribuire a un altro l'intenzione di indurci a credere qualcosa di falso. Tra i 4 e i 5 anni, solo il 30% circa riconosce una bugia all'interno di una storia, mentre questa percentuale sale al 90% dopo i 6 anni. Con l'età si diventa capaci di capire inferenze anche molto complesse, come per esempio Marco dubita che Maria abbia intuito che Giacomo stia pensando di aver vinto. Ora sfido chiunque a capire immediatamente questa frase senza doverci riflettere. Oppure si diventa anche capaci di comprendere i cosiddetti social faux pas, i passi falsi sociali, ovvero il rendersi conto di aver detto qualcosa che può aver ferito un'altra persona, anche quando non ce n'era assolutamente l'intenzione. Come animali sociali, l'importanza di attribuire una mente a ciò che ci circonda è talmente radicata in noi che tendiamo ad attribuire delle intenzioni o anche emozioni, quindi stati mentali anche molto complessi, anche a esseri inanimati o privi di qualunque caratteristica antropomorfa. Per esempio, esiste un fenomeno collegato a questo, chiamato pareidolia, che identifica semplicemente la nostra tendenza a vedere un volto dove non c'è. Sarà capitato a tutti di vedere un volto sorridente sulla facciata di una casa, con le finestre come occhi e la porta come bocca. Ecco, questo è qualcosa di più basico rispetto all'attribuzione di stati mentali, ma fa capire molto bene la predisposizione che hanno gli esseri umani nel farlo. Uno dei test più famosi che dimostra questa tendenza è una scenetta animata con una serie di triangoli di dimensioni diverse, in cui due triangoli simili sembrano litigare, mentre un terzo, più piccolo, rimane fuori dalla scena. Dalla quasi totalità delle persone, anche dai bambini in età scolastica, che quindi hanno già una teoria della mente sviluppata, questa scena viene descritta come un litigio tra genitori, con il figlio che osserva. Ovviamente ci troviamo in realtà di fronte a dei semplici triangoli e il lavoro di attribuzione è tutto nella nostra testa. Questo tipo di interpretazione e attribuzione risulta però compromesso o più difficile nei casi di persone con disturbi dello sviluppo, caratterizzati da compromissione dell'interazione sociale, per esempio disturbi dello spettro autistico. Infatti, a differenza dei bambini con sviluppo normale, quelli con autismo falliscono nel descrivere correttamente l'interazione tra i due triangoli. Ripensiamo ora al test di Sallie-Hann. Quando Sally torna nella stanza per cercare la palla, potremmo domandarci dove la cercherà, la credenza, ma anche come si sentirà dopo aver aperto la scatola, quindi il suo stato emotivo. È probabile che, non trovando la palla dove l'aveva lasciata, sia perplessa e sconcertata, oppure delusa e arrabbiata. Penserà magari che qualcuno possa avergliela rubata. Leggere lo stato affettivo degli altri dipende anche dal recepire segnali non verbali, veicolati dall'espressione del volto, dalla postura del corpo, dalla dinamica delle azioni o dal tono della voce. Infatti, con i suoi 34 gruppi muscolari, il volto umano è capace di comunicare una vasta gamma di segnali, le espressioni facciali, che ci informano sullo stato affettivo delle persone. Come esseri umani siamo programmati e istruiti a basare gran parte delle nostre deduzioni sulla personalità degli altri, sulla base di ciò che le espressioni, la postura e il comportamento degli altri ci comunicano. È il cosiddetto bias di credibilità o cordialità.
Per esempio, siamo sicuramente molto più inclini a credere a ciò che ci viene detto da qualcuno di bell'aspetto, vestito in maniera elegante e sorridente, rispetto a una persona intuta, poco curata e che non sorride mai. Come possiamo immaginare, questa nostra predisposizione non è priva di rischi. Sappiamo infatti che l'espressione facciale non è sempre una copia perfetta dello stato emotivo. Quando sorridiamo, non necessariamente siamo felici, e quando siamo felici, non necessariamente sorridiamo. Tanto che spesso traiamo conclusioni errate riguardo ai pensieri di qualcuno sulla base del suo comportamento o della sua espressione. Ad esempio, esistono delle condizioni neurologiche le cui manifestazioni possono portare a grandi fraintendimenti, come nel caso della risata patologica, in cui i pazienti sorridono, ma non perché siano divertiti, ma semplicemente perché non riescono a fare altrimenti. E questo è conosciuto come il famoso effetto ridere a un funerale. Nonostante queste possibilità di intoppi, la teoria della mente ci viene in aiuto, proprio perché ci permette di comprendere ciò che gli altri vogliono, pensano e provano. È la nostra capacità di entrare in contatto con la mente altrui, senza necessariamente parlare. Proprio per questo motivo, la teoria della mente è ritenuta anche alla base dell'empatia, ovvero saper provare ciò che provano gli altri richiede necessariamente di saper comprendere le loro emozioni. Molte volte i problemi che incontriamo nella nostra vita nascono proprio da una mancanza di comprensione nei rapporti sociali. Per esempio, potremmo non capire se la persona di fronte a noi ci sta dicendo qualcosa in maniera ironica per farci sorridere e quindi ci possiamo sentire feriti. Da qui nascono una serie di incomprensioni, per cui possiamo avere reazioni inadeguate che possono portare anche a rovinare alcuni rapporti. Per questo, la prossima volta che vi trovate di fronte a qualcuno, cercate di prestare attenzione ai processi che si innescano nella vostra testa. Potrete migliorare la vostra teoria della mente e la vostra capacità di mettervi nei panni degli altri, contribuendo a rendere il mondo un posto leggermente migliore.